Detto proprio bene, guarda questo piatto, è proprio il simbolo della nostra Italia, gli spaghetti. E poi arriva subito in mente anche la battuta di Alberto Sordi, siamo pronti qui subito per mangiare. Però oggi vogliamo parlare di dieta, ma attenzione perché è proprio dieta. Quando abbiamo sentito, quando sentite parlare di dieta chetogenica, che cosa significa? Dottor Mauro Mario Mariani, buongiorno, bentornato. Buongiorno Massimiliano. Che cos'è? Hai proprio ragione, innanzitutto smettiamola di chiamarla dieta, perché dieta, l'etimologia della parola dice il trascorrere della vita, uno stile di vita, e la dieta mediterranea è il simbolo di tutto questo. E veniamo alla risposta. La dieta chetogenica genera chetoni. Ovvero il nostro organismo usufruisce dei carboidrati per, in armonia con proteine e grassi, per garantirci il nostro apporto quotidiano di fabbisogno. Quando decidiamo di togliere completamente, attenzione, i carboidrati, questa condizione viene favorita nel bruciare gli acidi grassi liberi, che si trasformano poi in chetoni, che sono proprio l'acetone, l'acido acetico e l'acido idrossibutirrico. Questi attraversano il corpo, ce lo infiammano, provocano una condizione di acidosi e quindi tutti i metabolismi vari ne risentono e quindi creano un po' uno sconquasso, tanto che questa dieta, che non chiamo dieta, questo percorso chetogenico nasce proprio nelle strategie per aiutare le persone, per esempio un'epilessia non rispondente ai farmaci, quindi questo innescare l'acidosi tende a sedare. Quindi diciamo che questo è un percorso importante. Deve essere estremamente seguito dal medico durante una fase, durante un periodo della propria vita. Chiamandola dieta, quindi seguita dal nostro nutrizionista medico, accade spesso poi che facciamo anche un po' il fai da te. Perché siamo arrivati a questo? Perché spesso poi sentiamo dire, lo vediamo anche sui social, facciamo la nostra dieta, no spaghetti, no cereali, cioè automaticamente ce li togliamo. Quindi diventa pericoloso per il nostro organismo a quel punto? Assolutamente pericolosa, ribadisco quello che è già sottolineato, che va fatta esclusivamente sotto strategia di un collega, di un medico, perché qui si entra in una sfera dove le conseguenze possono essere peggiori dell'eventuale beneficio, che è quello di perdere peso. Allora, vediamo un po' l'astinenza da carboidrati, che cosa può comportare? Allora, abbiamo il senso di affaticamento, l'insonnia, la nausea, il vomito, mal di testa, vertigini, stato confusionale, difficoltà di attenzione e concentrazione, quindi pensiamo anche ai nostri ragazzi, alitosi, crampi muscolari. Questo è se dovessimo togliere all'improvviso tutti i carboidrati? E sono i primi effetti proprio del percorso chetogenico che comporta questa resistenza. L'organismo va in omeostasi, cioè dare stabilità al proprio, alla gestione delle proprie risorse, significa proprio reagire, accendere le spie. Quindi quando leggiamo queste condizioni e le subiamo, dobbiamo assolutamente capire che stiamo sbagliando strada. E quindi ribadisco la produzione di chetoni, è un po' quello che accade nel bambino, no? Quando il bambino magari per un digiuno, spesso la mattina, no? Quando si sveglia che la sera prima è stato poco bene, ha questo alito importante, no? Che si avvisa, che proprio... E questo me lo ricordo anche quando ero bambino, ero piccolino. È molto Anzi, frequente. Addirittura c'era la nonna che ti diceva fammi sentire l'alito. Esatto, e si associava alla temperatura alta, alla febbre, no? E proprio questa condizione ci deve far capire che è un momento importante del nostro organismo, quindi assolutamente no al fai da te, ma qualora ci fosse un'indicazione per questa strategia, solo esclusivamente il medico può farlo. Allora capiamo, perché poi tra l'altro tra perdere peso e dimagrire, adesso lo capiremo, però perché abbiamo voluto sottolineare, e l'abbiamo detto più volte anche col dottor Mariani, facciamoci seguire, non prendiamo sotto gamba le cose, soprattutto i social veramente sono uno strumento importante da una parte e d'altra parte estremamente pericoloso.
Domenico Marocchi, quando andiamo sui social prevalentemente vediamo che si parla di cibo, di alimentazione e anche di diete. C'è un allarme ancora una volta, è vero? Esatto Massimiliano, soprattutto su TikTok ci sono queste challenge, queste battle, delle sfide che riguardano soprattutto ragazze. Se si inserisce come ricerca la parola leggings, legs oppure thing up, il cosiddetto spazio fra le cosce, guarda cosa esce, ecco i video. Ragazze che mostrano come appunto le loro gambe siano magre e addirittura mostrano anche gli esercizi da fare e ovviamente cosa mangiare e soprattutto cosa non mangiare. Questi video impazzano. Ma guardatelo, è pazzesco, anche perché poi ci sono giovani. Scusami, questo invece, ecco, guarda, non sei da solo. TikTok corre ai ripari così, lo facciamo vedere. E sì, se tu cerchi comunque queste challenge, ti esce questo risultato, te lo faccio vedere, non sei da solo e quindi ti danno anche un numero da chiamare per i disturbi alimentari. E comunque puoi sempre vedere il video? Il video c'è, non viene bloccato. E non va bene? Non va bene. È questo su TikTok, che fra l'altro oggi si trova anche al centro di una querela perché gli Stati Uniti lo vogliono bloccare per motivi di sicurezza. Grazie Domenico, grazie. Ecco, dottor Mariani, ha visto quanto è importante questo, soprattutto quanto è pericoloso? Ricordiamo, se ci può raggiungere anche, se viene qui, questi sono i cibi che devono essere sempre presenti sulle nostre tavole. Noi lo raccontiamo sempre, i cinque colori, la nostra dieta mediterranea. E allora le chiedo anche, perdere peso e dimagrire, qual è la differenza? Dimagrire significa diventare magri, ma anche la perdita di peso va assolutamente indirizzata verso un'educazione o, consentimi, una rieducazione alimentare, anche perché dieta mediterranea, patrimonio dell'UNESCO, ma soprattutto indicata da Harvard come il piatto unico bilanciato giovi al mantenimento del benessere e a recuperarlo, ha il 55% Massimiliano di carboidrati. Abbiamo parlato prima in quel percorso chetogenico di escludere i carboidrati, tutte le blue zone al mondo, anche la nostra Sardegna che è una blue zone, che significa dove ci sono tanti centenari, tutti questi luoghi hanno un apporto di carboidrati più del 50%. Ecco, attenzione, perché poi veramente è passato il messaggio tra tutti quanti noi, che poi c'è anche un'indagine che è stata fatta a tante le persone che comunque seguono delle diete, poi non arrivano magari all'obiettivo, quello di perdere velocissimamente il peso, però il fai da te è quello di dire togliamo i carboidrati, ma perché? E poi o siamo allergici o intolleranti, ma anche qui nella scelta, corretta che dobbiamo fare quando decidiamo anche che cosa andare a mangiare, il pane che scegliamo, prestiamo attenzione, compriamone un po' meno e prendiamo poi quello di qualità. Quando parliamo anche di cercare di comprare ad esempio una pasta che possa essere integrale, che possa essere fatta solamente con un tipo di grano e basta, perché comunque riusciamo a far sì che sia anche più digeribile. La cosa che le chiedo prima di concludere lo spazio è: cosa accade quando poi perdiamo velocemente anche peso? Perché poi succede che grazie a questi percorsi velocemente perdiamo peso e poi dopo? È questo quello che attrae la persona a fare un percorso, soprattutto nei 10 giorni che, no? Ma tutto nasce già, anche per fare un parallelismo, con Atkins negli anni 70 ad Hollywood, queste diete iperproteiche. Quindi tutte queste diete fast sono un po', e ti faccio un esempio Massimiliano, sono un elastico, no? Ottieni, ma poi l'elastico ti torna indietro e ti fai male, soprattutto a livello metabolico. E attenzione, soprattutto chi soffre di ipertensione o di altri guai metabolici, già diabeti, ipercolesterolemia, rischia tanto facendo questi percorsi così rapidi. Ma il consiglio unico che mi sento di dare è andare da medici, soprattutto quando c'è una patologia, la dieta che si intende per raggiungere un obiettivo deve essere esclusivamente seguita da medici, perché poi questi farmaci possono interferire e complicare la situazione. Grazie dottor Mariani, non vada via, poi mi raggiunga perché parliamo adesso anche di alta montagna, che cosa accade al nostro organismo, e mi raccomando poi l'attività fisica tutti i giorni.